Ok, siamo in diretta. Sì. Buon pomeriggio a tutti. Non c'è E nessuno in tutte? realtà. Non c'è nessuno? Non c'è nessuno in realtà ancora. Siamo a zero, però io lo stesso saluto eventualmente nel caso in cui ci Sai raggiunge cosa conviene? qualcuno. Conviene condividere ora che stiamo vedendo la diretta, così nella home esce. Ma ho già condiviso ovunque No, prima. io. Nella home compare live. Siamo a uno spettatore Grandissimo che saluto. spettatore, e tu hai vinto Due. la chi... il primo spettatore ha vinto la chitarra di Francesco Mendolia. Non è vero. Scusa, Va bene, vabbè. aspetta, Che cosa? cosa? Vabbè, risaluto tutti quanti, spero che nel corso della diretta aumentiate sempre di più. Questo è un esperimento nell'esperimento, quello di oggi pomeriggio, in quanto queste dirette che sto facendo già di per sé sono degli esperimenti, per quanto mi riguarda, che stanno, devo dire, andando benino. Ora faccio così, faccio così, e faccio così. Ho sbagliato mano, no. Ma Quindi l'esperimento dico, il primo che si è collegato ha vinto la chitarra di Francesco, ma la prima sì. donna che si collega ha vinto il mio pennello. Eccolo qua. Questo No, questo, è Ciccio, bellissimo. questo, Ciccio, questo. Questo, Ciccio, dai, D'accordo. dici. Dicevo, l'esperimento nell'esperimento consiste nel fatto che durante la diretta, il nostro amico Alessandro Allegra farà una performance pittorica. Infatti, dietro ad Alessandro possiamo notare la presenza di una tela romboide, aggiungerei, Mamma, è che il tuo lato matematico. Diciamo la formula del è rombo, formula del rombo. diagonale maggiore per diagonale minore fratto 2, che in realtà è inquadrato da te, quindi. Comunque, dicevo, quindi è una diretta, un esperimento nell'esperimento. Però si tratta sempre di una chiacchierata molto informale e soprattutto, sì, parlerò col pennello, e soprattutto interattiva, in quanto spero vivamente che ci facciate delle domande, in L'uomo quanto se no non sappiamo di cosa parlare. che parlava ai pennelli. Sì, cinghiale. Ti ricordi il pennello cinghiale? grande, beh, eccolo qua, dov'è? Ho perso il pennello cinghiale, eccolo qua. Per fare un grande, com'era? Ci vuole un grande pennello. Ah, proprio Oh. usatissimo, vissuto. E che me li metto nella teca? Servono, insomma, che cazzo fare? Quello è un reperto. Allora, intanto Quindi, saluto l'amico Paolo. salve signor Saluto Paolo. mia sorella Antonella. Ah, salve, grazie per la Michele. solidarietà. Grazie per la solidarietà, sorella. Saluto Michele e spero Ciao. che, insomma, ci siano sempre più commenti, perché non so se tu sei d'accordo, Alessandro. Nei commenti, se loro ci fanno delle domande, perlomeno sappiamo di cosa parlare, perché al momento non sappiamo di cosa parlare. No, ma ora, allora, questa diretta, intanto saluto sempre l'amico, il maestro Amendolio. Intanto questa diretta, Grazie. come ha detto lui, è una diretta un po' particolare. Un po' particolare perché non parleremo di teoria, la storia, dei quadri, della musica e pipete e papiti. Questa oggi è una questione proprio prettamente tecnica. Ovvero, io creerò un quadro dal vivo. Quindi, tra un'ora, un'ora e un quarto, questa tela sarà riempita, ci sarà un'opera e voi spettatori creerete l'opera assieme a me, vedrete nascere. Quindi è la performance ai tempi del Covid. Ci siamo riusciti. Praticamente. Ecco, se già cominciamo con i problemi tecnici di Alessandro. Fare così. Quindi questo è un Ecco, Alessandro, ora possiamo dire che è una vera e propria diretta con te soprattutto. Ora magari aspettiamo un po'. Vediamo se si risolve, se si è Ciccio si è bloccato. risolto. Ci sei? Ale! Scomparso.
Vabbè, nel frattempo che Alessandro ritorna. Ci sono? Ci siamo, Ciccio? Scusatemi, Sì. scusatemi, bello. Scusate, i problemi tecnici. No, eccomi qua, perché siccome stavano chiamando il cellulare, quindi io quindi sono un po' impallato ed è caduto pure il cellulare perché vibrava. Siccome l'avevo messo a un pizzo, vibrato ed è caduto il Un cellulare. pizzo, ragazzi, un pizzo. Quindi stavo dicendo, quindi questo qua è una diretta tecnica. Quindi io dipingerò tecnica Sì. d'acrilico. Quindi se avete domande come la stesura, quali pennelli si usano, che soggetto, da dove si inizia, come si continua, come si finisce con la firma. Sì. Non è Però in scontato. questo caso sarà la firma solo tua? Esatto. No, la firma è di tutti voi. Tutti voi che guardate, soprattutto, ma soprattutto del maestro Mandolia, perché lui non ci perderemo come l'altra volta in troppe chiacchiere, ma lui suonerà e creeremo l'opera assieme. Quindi, in base a quello che suona lui, l'emozione che mi dà, che mi suscita, realizzerò l'opera. Io ho il soggetto già che poi spiegherò che soggetto è, però contribuirà a dare colore alla tela, a dare vita. Ok, dato che tu già il soggetto ce l'hai in mente, allora questo momento ti può servire non tanto forse per il presente, ma per un'idea futura. Il Chi è? nostro amico Michele dice: un sole con la mascherina in un paesaggio visto dalla finestra. Ok. La prossima diretta. Grazie Michele. Complimenti soprattutto Esatto. per la mascherina. Michele, complimenti soprattutto per la mascherina. Apua, A pua, a pua. apua. Io sto facendo ora mi sto facendo fare le mascherine, sempre certificate con tutte le garanzie e tutte quante. Saluto Ciao. Serena, Silvana, Pasquale e Alexandra. Ah, ok. Ciao Alexandra. Ciao, ciao, ciao. Dicevi? Quindi, che stavo dicendo? Non mi ricordo. Chiccio, Bene, nel sono anni che frattempo parlo. beccati questo complimento. Wow, meraviglioso Bellissimo. progetto. Grazie, grazie. È un'idea che abbiamo stabilito con Ciccio e ci siamo ritrovati. Quindi, bando alle Sì. ciance, maestro, tu devi dare il via. La suona devi dare il via. Aspetta, che devo fare? No, ferma, non dove? Aspetta. Vabbè, tanto allargo lo schermo. Ok. Allora, intanto ora partiremo. Allora, intanto, Ciccio, tu dovevi dirmi una cosa, erano rimasti che mi dovevi dire una cosa. Dobbiamo fare tutto lo sketch. Boh, che ne so. Meraviglioso, magnifico, che cosa? No, l'abbiamo provato 3 ore. Non lo so che cosa. Ah, ma che bei Allora, capelli che hai, Alessandro. fermati. Quindi ora inizieremo. Mamma, Ma che Ciccio, bei però guarda. capelli che c'hai. Hai notato? Hai visto che zazzera che avevo l'altro giorno? Sono andato oggi dal barbiere, da Nino, Idea Taglionino. Sì. Idea Taglionino, che è il mio barbiere che vado da una vita. Idea Taglionino, che è vicino alla Spona Bollani, Reggio Calabria. Bravissimo barbiere, ognuno con la sua arte. Quindi di tua spontanea volontà me l'hai chiesto, ora possiamo iniziare. Però maestro devi dare via tu. Com'è che fanno? No, fermi, com'è che fanno? Ok, si vede, allora ragazzi, fate una cosa, datemi una mano. Mi sto Dovete. divertendo a leggere i commenti io. Sì, allora ragazzi, ci dovete dare una mano. Dovete dirci subito se sentite bene e soprattutto. Piacere. Che stava andando? E mi ti ho dato una mano. Ah, bravo, sì. Ragazzi, i commenti, mi raccomando, nei commenti scriveteci subito se sentite bene e soprattutto se vedete bene, se l'inquadratura va bene, perché lo sistemiamo in corso d'opera in caso. Dateci una mano, va bene? Quindi, musica maestro, demo, demo, via. Thank you.
Bene, con questa Of Dips Your Love ti ho voluto dare il là, come si suol dire nel mio campo. Grazie Francesco. Anche se era in me. Però. L'avevo capito che era me, non mi ingannare però. L'ho capito, il mio occhio, il mio orecchio, veramente. Chi Nel è? Chi frattempo c'è? saluto Sergio. Ciao Sergio, ecco pure lui, è un grande artista. Ciao Sergino. Silvana, scusi, non so se l'avevo già salutata, comunque colgo Ah, ok, lei l'occasione per sente benissimo, salutarla. grazie Silvana, grazie. Imma dice che è Ehi, stato ciao interessante. Imma, ragazzi, buon pomeriggio, che gioia. Grazie Imma. Ma che bei capelli, aggiunge anche Maria Ma Grazia. guarda, ma grazie Maria, grazie, si può dire? Giusy dice, oggi sei Oggi. veramente degno del tuo cognome, il che vuol dire che se sei riferita a te, vuol dire che sei allegro. Se è riferita a me, vuol dire che ho la faccia da mandorla. Il discorso abbiamo fatto l'altro giorno. Facci mendula mondata, fu Dio che ti Esatto. creò tanto pulita. Senti, allora Ecco. ragazzi, parliamo dell'aspetto tecnico. Voi, Sì, mia sorella ahimè, non può. intanto dice Chi che è è? Chi è? emozionante questo Un'emozione? consulto. Questo connubio. Sì, non so perché vengo male oggi, dici. Al massimo siamo in consulti noi. Vabbè, Allora, quindi. ringrazio Alexandra e puoi cominciare. E anche Maria Grazia, dai. Chi è? Bellissima diretta, complimenti. Grazie Maria Grazia. Che poi non so manco chi è sta Maria Grazia, ma sicuramente sarà una persona bravissima, Ti speciale, sarà ringrazio. una mia grandissima fan. Bravo Francesco, un po' di musica allegra. Bravo! Grazie Avviciniamo Paolo, grazie signor Vazzana. Allora, Francesco, lo schermo. quindi ragazzi, allora ahimè, momentaneamente in questa prima fase, parliamo di queste questioni tecniche, ahimè, non potete vedere lo schema che ho usato, che già l'ho finito lo schema. Già con questo Hai fatto finta sempre. di disegnare? Ho fatto finta di segnare, sì, lo so, è così. Poi facciamo come la prova del cuoco. Poi lui mentre suona io prendo un'altra tela ed è già pronta. No, la facciamo in diretta, Wow. ragazzi, questa è la performance. Quindi però ho usato questa matita blu. Dov'è? Questa è una matita blu che serve, faccio come è figo, anche sui YouTuber, fanno mettere una mano e mette a fuoco, però da me non funziona. Non No, so non perché. mettere a fuoco Vabbè, la matita. comunque. No, no, che poi. Stavo dicendo, quindi. Quindi? Ho fatto con questo colore blu, che è il blu è un colore neutro, quindi ho usato questa matita per fare la base, che è molto leggera, infatti è troppo leggera così manco lo vedete, però fidatevi che il disegno c'è. Non so se vi Ok. proviamo ad avvicinare la tela, però se dovessi avvicinare la tela mi toglie tutto, sto badando. Che camurria, ah, sto Covid ci ha rotto un po' le scatole, la camurria, ah, mamma mia. Ma non solo per il fatto della tela. Eccolo qua, non si vede niente, vero? Complimenti, non si vede niente. Perché non si deve vedere nulla? Perché deve essere tenue, se no poi inchiappiamo E tutto. allora che l'hai Però. avvicinato a fare, scusa, senza vedere nulla? Ah, avvicina la chitarra, vediamo la chitarra, vediamo com'è. Allora, a parte gli scherzi, ora ragazzi, ora io partirò con l'aspetto cromatico. La parte cromatica, l'aspetto cromatico, ho usato questa matita per Sì. fare le linee base per il disegno, la struttura, lo scheletro, dove siamo? Ehi. Lo schede, cazzo, mi vedo, mi sono tagliati i capelli, almeno si vede la faccia. Ma ti stanno proprio Quindi, bene. grazie di tua spontanea volontà, sempre. Sempre. Allora, ora io userò questo piattino e metterò i colori. I colori, in questo caso, userò i colori acrilici. I colori acrilici. I colori acrilici perché sono a parte sono più rapidi. Vabbè, a caso non ha tutto ora. Cioè, scusa, il chitarrista sono io e suono tutto da te, fammi capire. No, il computer suona, faccio tutto chi deve vuole, ti vuole rubare il mestiere. Il Ma fa computer. inizio a te. Ma guarda. Comunque, fatto sta che ora Ok. userò i colori acrilici, sono colori sintetici, userò quei vari colori, vediamo la cosa mi esce. Perché si asciuga subito. È facile, la lessicazione è facile, veloce, se no ce la portiamo fino a domani, la diretta fino a domani non mi pare il caso. La gente avrà altro da Giustamente. fare. Soprattutto ora la fase 2 non è che pensano esce e se ne va in via Marina e si faccia passeata. Quindi, E invece ora no, partiamo sta qui a dall'aspetto seguire i cromatico. colori acrilici di Alessandro.
Certo, è molto interessante, pure io mi seguirei, anzi io non vedo l'ora che finisce la diretta così io me la riguardo, non vedo l'ora, me la riguardo, ragazzi, mi Giusto per raccomando, dare un contributo nuovo, sia io sia Maria Grazia, vogliamo dirti che sei bellissimo con adesso questi capelli. grazie Maria Grazia, facci Giusto per dire pappera. qualcosa di nuovo, ecco. Sì, giusto perché non sono molto di parte nessuno. Comunque, fatto sta che... quanti siamo in linea ora? Ragazzi, quanti siamo? 25, appena tu hai detto qualcosa, 25. da 27 siamo stati a 25, ora 23, quindi fai attenzione a quello che dici. A due la volta andiamo. Anzi, Allora, volevo cogliere due. uno spunto se tu hai concluso. Ah, hai concluso, quindi dici, ok. No, siccome hai usato la parola cromatico, cromatico si usa anche in musica. Si intende il fatto che si suonano tutte le note, no? Una consecutiva all'altra e tutte le note più vicine possibile. Un po' come quando tu suoni i tasti del pianoforte, non solo quelli bianchi o solo quelli neri, proprio tutti. Quindi l'effetto E può quante mani ho? sembrare. E quante mani ho? No, vabbè, le dita per lo più. E quante dita ho? Lascia fare perché c'era Rachmaninov, il pianista famoso russo, che aveva delle mani enormi, era famoso, almeno forse una leggenda, non lo so, ma molti pianisti me lo confermano. Quindi le sue opere, di conseguenza, erano per pianisti più o meno che avevano queste aperture esagerate delle mani. Quindi uno che batte Gianni Morandi? Perché Gianni Morandi? Gianni Morandi è famoso per la manazza. Ma Ah, beh, può darsi, può darsi. forse c'aveva la macelleria manazza. Comunque, guarda. Vedi, questo vuol dire cromatico. Quando appunto suoni proprio tutte le note una vicino all'altra. Il contrario invece è diatonico, quando suoni una scala vera e propria. Questo ce Ok, l'abbiamo, dai. allora il bello di questa diretta è che poi l'aspetto tecnico sia mio, lo spiegheremo, quello della pittura, ma soprattutto l'aspetto tecnico della musica, in questo caso della fattispecie della chitarra. Quindi Francesco in questa diretta spiegherà come ha detto ora, come si producono i suoni, come si un suono all'altro, e soprattutto l'aspetto tecnico, materialmente, la chitarra, come è composta, le sue parti, perché molti non lo sanno, ma è tutta una storia, però in diretta lo vedremo. Quindi ora bando alle ciance perché mi sa che stiamo parlando pure troppo. Quindi, se volete fare domande, aspetto tecnico, fatele, noi saremo ben disposti a rispondervi. E intanto, Ciccio, suoniamo, suona, dammi adrenalina, dammi passione. No, non passione, no, oh. No, Cosa? ho nominato il termine, ho nominato passione, no, Una roba a caso. Ci sta no, allora. Patrizia intanto che ti Ehi, saluta. Patrizia! Grande Patrizia, grande E fotografa! saluto Gianni pure. Salve signor Fotografa? Gianni! Fotografa Patrizia, che fotografa? Andate su Google e cercate, lei ha partecipato a vari concorsi internazionali, vari premi, hanno esposto le sue foto in riviste di fotografie a livello internazionale e sono onorato di Wow. conoscerla Patrizia. Saluto Patrizia perché abbiamo avuto modo di parlare di arte. Abbiamo esposto nello stesso pacchetto, nel stesso progetto artistico, io con la pittura, lei in un secondo momento di fotografia. Veramente l'ho conosciuta in quell'occasione, e meno male, perché queste occasioni sono importanti, le collettive, perché conosci vari artisti di vari settori. E meno Esatto. male, come noi siamo la prova, tu sei in un settore, io sono nell'altra. Io stiamo facendo questo connubio, quindi non ci perdiamo in chiacchiere, perché la gente non ha voglia di, in questo caso, di sentirci, ma partiamo dall'aspetto cromatico. Quindi ho messo già l'acqua qua dentro, perché l'acrilico va ad acqua, a differenza Ok. dell'olio che va con le trementine, va con dei vari solventi. Userò vari pennelli, sia questo che largo, meno largo, e poi andare con i dettagli, con i pennelli a punta. Questi sono piatti, a punta, sono sia sintetico e sia di pelle animale. Pelo animale, l'acqua, ho detto il piattino, e ora iniziamo a fare la parte cromatica. Quindi sceglierò i colori, vediamo cosa mi gira. Intanto
Questo aspetta, intanto tu sai che devo Ale, ancora. Ale, leggi qui. Chi è? Chi è? Mamma mia, faccio i pastera, che dice? Ale, Ale, mi schifo. sa che Francesco dice cose più interessanti del tuo taglio, che per quanto ti fa bello, però la conoscenza ha più fascino, sa molto di quark. Queste nozioni sono molto interessanti. Beh, la ringrazio. Michele dice che musica e Chi è pittura sono i Michele? migliori modi per esprimere se stessi. Brava, Come non sì, concordare? è vero, E è vero. salutiamo Grande Michele. Narita. Ciao Anarita, ecco un'altra forma di arte, quella della recitazione del teatro. Esatto. Sì, perché vabbè, basta, non parliamo più. Mi stupo, mi chiudo, mi abbasso l'audio. Abbassate l'audio quando parlo io. Suono Passione di Neffe nel frattempo. Ah, non ho presentato il pezzo precedente, era Of Dipsy Your Love dei Bee Gees. Questa invece è Passione di Neffe. Thank you.
Piaciuta? Bellissima, grazie Ciccio, veramente bella. Ringrazio l'amico Michelangelo che Michelangelo. Ah, Giordano che Michelangelo comunque Giordano. e Che vabbè, dice, però che dice? comunque è da apprezzare, no? No, sì, scherzo. Un saluto a Michelangelo. Ciao, Michele, si scherza. Ho seguito le vostre dirette, siete stati favolosi. E lui è un bravissimo cantautore. Esatto, Sì, esatto. sì. E lo Cioè, salutiamo quello con tutto il cuore. che poi Michelangelo, vedi che io non mi sono dimenticato. Io un giorno andrò dietro il portone di Ciccio e gli Oh busserò. mio Dio. Oh mio Dio. Maria Sì. Grazia aggiunge: Ale, un balletto a tempo di musica mentre dipingi con questa musica non sarebbe male. Comunque, davvero complimenti a Francesco. L'ascolto per la prima volta. Si vede che ama la sua arte e soprattutto riesce a trasmettere. La ringrazio veramente tanto. E Sì, poi ci è sono facile. applausi. Per fibra. Applausi Mia sorella invece con per questo fibra. modo, con la fibra, con questo modo di suonare Ah! della fusione diviene ancora più intensa. Grazie Anto e grazie anche a Patrizia. Giustamente certe chiamarte. Grazie veramente. Meno male, meno male. Ci dovrebbero essere tante dirette così tra vari artisti. E tra Perché l'altro a noi è faccio. venuta così per caso questa idea. Sì, Aspetta che ti è avvicino. venuto. Sì. Allora, infatti, scusate intanto che do le spalle, ma è così, quindi anche chi è venuto alle mie performance ha visto che do sempre le spalle, però poi Adesso avremo momento. ho ingrandito più verso il dipinto, diciamo. Sì. Grande regista, ormai è diventato un grande regista, Ciccio, con tutti questi diretti. Con tutte queste Quindi dirette si cominciano, inizia. ora lo vedo. Sono qui dalla Mediaset ora. Sì, si inizia a intravedere qualcosa. Sì. Ahia, mannaggia. Se Non fare vedete crollare danni. tutte perché mi. No, se vedete crollare tutto è perché mi sono portato via il computer con l'auricolare. Quindi non vi Ci vuoi preoccupate che può descrivere essere. qualcosa di quello che stai facendo? Sì, allora io sto vedendo un colore di base, sto diluendo molto questo colore. Questa è la gamma di colori che sto usando. Abbiamo un Ok. blu, un marrone, un rosso, un bianco, un beige, l'arancione e il nero, che il nero io di solito. Dove sei? Il nero, eccolo qua, di solito non lo uso. Di solito non lo uso perché il nero. Anche se apparentemente il nero, se le parti scure si sono fatte col nero, ma non è vero. Sono fatte con o un blu o un marrone scuro, o l'unione tra blu, marrone e rosso. Viene fatto lo scuro perché Questo non lo il nero sporca. sapevo. Il nero sporca, almeno secondo me, no, no, secondo me, tecnicamente il nero sporca. Ognuno giustamente ha le sue tecniche, insomma, le sue visioni. Quindi io con l'esperienza che ho avuto, perché pure io usavo il nero, nero. Il nero, però no, è sporca, sinceramente. Sinceramente è sporca. Allora, questa, Ciccio, questa diretta, questo nostro connubio, questo nostro gemellaggio tra pitture e musica, queste due arti. Che Sì. cosa E ci ricordano i due? Cosa ci ricordano i due? vabbè, Per chi non è. le nostre varie collaborazioni, insomma. Raccontaci le nostre collaborazioni. Questo è molto simpatico. Questa è bella. Le altre volte dove l'abbiamo fatta? Che io sono smemorato. Sì, no, vabbè, allora cioè, alcune che mi Fatti sono rimaste impresse sono quelle alla sala foyer del Teatro Cilea, in cui parlare. Sì. praticamente era una cosa così, in cui io suonavo e tu dipingevi. Sì, lì era durante una mostra organizzata da Elisa Urso, che io saluto, è una mostra Saluto collettiva dove anch'io. tanti altri pittori, che c'erano tanti altri amici pittori, e poi mi hanno proposto se volevo fare una performance durante una di quelle giornate della mostra. Quindi ho detto perché no, ci mettiamo in gioco, perché no? Magari E avvicina quindi è leggermente il questo. microfono quanto vuoi. No, Lo so, ma qui è il problema qua. no, vabbè, quando può, perché comunque si sente però un po' ovattata la voce. E mi ricordo che in Poi si muove. quell'occasione io stavo suonando in rappresentanza di una grandissima scuola di musica, il Sì, Centro la Studi Giuseppe Musicali Verdi. Giuseppe Verdi, sì, di Reggio Sì, Calabria, e quindi ecco diretto. l'occasione per salutare Sergio Romeo. Sì, il nostro amico Sergio Romeo, che da un mesetto a questa parte ha avuto l'onorificenza, la più alta onorificenza della città, il premio San Giorgino d'Oro, l'ha data proprio a Esatto. Sergio Romeo in quanto sia maestro, ma soprattutto quanto fondatore e direttore della scuola Giuseppe Verdi. Quindi un augurio lo do ora perché è la prima occasione che ho per fare gli auguri un mese di ritardo, e a tutti anche Anch'io, agli altri anch'io. e anche a tutti coloro che hanno ricevuto anche gli altri
personalità che hanno ricevuto questo premio, tra cui anche il nostro amico Stefano Ioffrida, presidente Nassau House, che anche noi Saluto. collaboriamo, abbiamo avuto modo di collaborare con loro, Certo. con la Nassau House, con il nostro Assolutamente mega, sì. mega iper convegno sulla Sinestesia. sì, è stata veramente una serata molto molto interessante, veramente. Comunque non è questo. Ora, altri commenti ci sono, leggici, leggici, curiosità ragazzi, curiosità sulla tecnica, su, boh, non so, dite. Sì, aspetta che c'ho, qua al solito mi Chi vengono gli spunti improvvisi e cerco di ricordarmeli tutti. A è? proposito del Sì. salgioncino, è anche, penso sia stato un bel pensiero consegnarlo all'ospedale metropolitano. Certo, ovvio, sì, ogni, poi alla fine San Giorgino, se avete notato, ha i vari settori, Sì. è logico che in primis l'umanità del personale, del GOM, veramente importante, in primis ci deve essere l'umanità e la professionalità. Se abbiamo tutte queste due cose che devono esserci, avremo una società migliore, e il GOM ha saputo a livello nazionale, si è saputo che ha avuto queste caratteristiche che non devono essere chissà quanto al di fuori dello spaziale. Uno deve avere il premio, è importantissimo, ed è una cosa pure quotidiana, una cosa nella vita Certo. quotidiana. Quando fai la puntura per il vaccino, quando veramente salvi delle vite umane, come hanno fatto loro, con tanta che cercano di salvare la vita umana. Poi la vita è questa, non ci possiamo fare nulla. La vita è questa, Questo non ci possiamo fare nulla. proposito, Comunque, sì, anche a questo proposito, anche a rischio di sembrare ripetitivo, ma non mi importa in questo caso, saluto mio cugino Carmelo Mangano, che da poco è stato nominato. Se ah. adesso non ricordo testuali parole, però responsabile Covid, insomma, a Reggio Calabria, proprio nel Ah, reparto di malattie forte. infettive. Lo saluto con tutto Bravo, il bravo, sì. cuore. La E salutiamo. Salutiamo tutti e allora, soprattutto ti diamo un grande in bocca al lupo. esatto, per il lavoro enorme che stanno facendo, Sì, ovviamente a sì. Reggio, come in Calabria, come in Italia, ma anche in tutte le altre nazioni. Anche internazionale, tutto il mondo, certo. Certo. A proposito di domande, c'era Michele che faceva delle osservazioni per me, lo ringrazio veramente Che tanto. La cosa screena vuoi qua. condividere? Perché io. Per quanto Ah, riguarda sì, te, chiede se chiede. stai dipingendo un Cristo. No, 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 non Cristo. Perché poi può essere un Cristo. Può essere un Cristo anche, nel senso una persona, poi vi spiegherò chi è, ma non Cristo nel senso Ok. Gesù Cristo, un Sì, Cristo in terra. concetto. Il concetto. No, 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 ma neanche un Cristo, gli esseri umani, uno che. Poi vi spiego chi è questo cristiano. Si può dire cristiano, sì. Sì, beh, per forza. Abbiamo nominato Cristo. È una vita che ci è affascinante vedere all'opera un pittore, la ringrazio, è questa l'idea che ci è venuta e quindi sembra che sia apprezzabile, insomma. Che stai combinando col microfono? Ma guarda, perché sono attaccato. Non è mai che non mi censura, mi blocca Facebook ora. Leggi questo commento di Maria Grazia. Che dici? Ma ti stai ritenendo? Probabile. Vediamo. Allora si vede. Allora si vede. Allora si vede. Però no, non è questo, non è il è sempre un vecchio, ma non sono io. Però quindi si vede la qualità. La qualità è buona d'immagine. Perché ci preoccupavamo di questo. Quindi se Alessandro. Vabbè, a mano che dai i dettagli, Se Maria si capisce meglio. Grazia. Se faccio pastera è riuscita a individuarlo, sì. Eh sì, perché non c'ha la pastiera come immagine di profilo. Vabbè, un'immagine dolce, no? Ma sì, calorifico, pieno di calorie. Un'immagine con calorie. Quindi Non so allora, se ragazzi, riesco io. a far vedere una cosa, che di solito nella chitarra Ah, ecco. è poco vista. La cosiddetta rosa o buca della chitarra, Cos'è? di solito è adornata, senti che termine, è adornata con questi disegni, non so se si vedono. Sì, sono belli, ma sono fatti a mano, una stampa, com'è? Vabbè, qua non ti so dire, penso sia più per lo più una stampa, però ci sono stati Tu le sai che storie fai delle tu sai che fai chitarre. gratta gratta tutte, vedi se ne va un po'. Attenzione, ci sono dei complimenti e ringrazio Giusy e anche Roberta che ti saluta. Chi è Ci saluta. Roberta?
Roberta Saullo, te la ricordi Roberta Saullo? Non so Abbiamo cosa è fatto una mega diretta successo pure qui. con te. Guarda che scrive Anna Rita. Francesco, sei un pippo pappo. Non credo io. Va bene, nel Grande Roberta, ti mando una. frattempo. No, ora voglio. Che facciamo? Che canzone fai? Non so cosa ho combinato qui. Rispondo a Maria Grazia e le dico che molte chitarre sì, sono degli intagli, magari ormai in queste moderne sono sempre intagli però prestampati, insomma, ecco. Però così, quello che io definisco nel nonno della chitarra, cioè il liuto, quelli erano proprio intagliati, non so se andate a vedere, insomma, la parte centrale del liuto ovviamente è totalmente diversa perché non è aperto come nella chitarra, anzi è proprio, non so come il termine tecnico, intarsiato, come si dice? Intagliato, intaglio, intaglio, In potrebbe essere taglio. intarsiato, no, Intaglio. vedete, più inciso, è più inciso, Esatto. più inciso. E assomigliano molto, molti liuti, queste decorazioni che hanno assomigliano molto alle finestre, non vorrei essere rozzola nei termini perché insomma quelli conosco io, delle chiese, che hanno un termine ben particolare, un nome ben particolare, così le Rosone, doppie. rosone, ah no. Il rosone è anche come si può chiamare la buca della chitarra, e forse anche, anzi, si dice il rosone della chiesa, quello centrale. E Sì. beh, è un'affinità, sicuramente una somiglianza terminologica, però c'era proprio nei liuti, c'era sta forma che ricordava le finestre delle chiese, le finestre laterali per lo più. E c'era un nome preciso che non mi viene in questo momento, soprattutto quando sono le finestre a coppia, ad arco e unite. È Do una. È un, coppie, dopo una di No, vabbè, bifore. anche esatto. Bifore. Ok. Esatto. È una riflessione che lì per lì, quando l'ho notato, mi è venuta da fare, è che come gli architetti cercavano di far entrare la miglior luce possibile in chiesa, magari i liutai di una volta cercavano di far entrare o uscire miglior vibrazioni sonore, in quel modo, forse lo stesso ragionamento, chissà. Però è affascinante, ecco, come teoria. Esatto, bifore. Thank you.
Questa era flamenco en aire, nell'aire, flamenco nell'aria, insomma, dei Gypsy King. bravo, figo il Gypsy King, bravo. Da quanto ho capito ti ispirano in qualche modo. Sì. La prossima volta che fai il Gypsy King, mi scollego dalle cuffie e faccio l'effetto della pelle al ritmo di Gypsy King. Però Infatti Maria Grazia infatti scrive che l'aggiunta del balletto non sarebbe male. vabbè, Maria Grazia, faccio pastella, che dici? Che dici? Comunque sì, Roberto Saullo Ringrazio sa come dipingo. Roberta anche per gli applausi che sta idealmente facendo. Sì. Roberta, di come faccio le performance di se ballo, perché lei si lamenta che lei mi dice sempre che ballo mentre faccio le performance. Un'altra forma d'arte, diciamo. Che dice? Sì, perché alla fine a me Senti, non mi piace quindi. dipingere. A me non mi piace dipingere seduto. Questo Chi l'avevo è che parla? intuito. Chi è che parla? Quella è tua mamma che parla, chi è? Eh? Si sente? Si sente tua mamma che parla. No, sono i vicini, figurati. Puttana, che andai? Che Sì, vicino lo dai, so. Ottina. Ottina. Leonardo da Vinci, dice Serena. Chi è Serena? No, però è sempre attinente all'arte. È sempre attinente all'arte. Alla fine lo scopriremo chi è, perché c'è tutta pure una sua storia. Quindi vi farò una surmuca su sta Roberta dice che dipingi ragazza. saltarellando. Sì, ma siccome sono, vedete, c'ho il cordone qua ombelicale con Francesco e non mi posso muovere. Infatti mi ha detto mettiti questo, sennò poi scappi, vai. Quindi ragazzi, allora, quindi ora stiamo facendo Grazie figo un attimo Alessandra. con... Che dice Alessandra? Mi fai i complimenti, la ringrazio. Non so cosa ho cliccato qui. Ha Una pizzicato perché pesceria. Roberto ha scritto: sembra che lo ha pizzicato la tarantola. La tarantola, ti ricordi da John Cotti? No, non c'era Roberta. No, cosa dice Roberta? No, niente, una cosa, sto parlando tra me e Roberta sto parlando, lei non lo sa, ma sto parlando con lei. Ah, ok. Mi chiedo scusa. Non ci disturbare, Ciccio, io sto parlando con Roberta. Senti, Quindi allora hai io sto... aggiunto qualche dettaglio in più sulla Ecco. barba, il vedo sui capelli, la Sì. fronte. Sto vedendo un attimo il colore di base, tutto quanto, poi mi staccherò veramente da queste cuffie perché mi devo avvicinare e farò i particolari. Poi avvicinerò, alla fine avvicinerò la tela. E poi vediamo, poi farò non so, qualcosa di modulare qua. Sì, Modulare vuol voglio dire che si fare vede. modulare, sì, magari che va a prendere il rombo, se no sembra un'immagine campata in aria così, che va a collegarsi ed essere uniforme al rombo. Vediamo. Intanto quanti minuti sono passati? Che ore sono? Sono passati 3 quarti d'ora. 3 quarti d'ora, sì, allora non è che duriamo la diretta chissà quanto, quindi ora sarò celere, il giusto, quindi non voglio mostrare. Alexandra, aspetta, Maria Grazia dice che assomiglia ad un soggetto che hai già disegnato o sbaglio? Ah sì, brava, attenta, faccio pastera. Sì, assomiglia a un acquarello che ho fatto a Locri. Ah, è attenta, faccio pastera, brava, Faccio brava. pastella, no. Lo vedi che ho Alexandra la pelle bassa. invece. Dice Alessandro, Alessandro. con la musica di Francesco in sottofondo, a chi staresti ritraendo o ti ispiri? No, allora, Francesco dà il ritmo all'opera, dà ritmo all'ispirazione, all'esecuzione dell'opera, ma logicamente l'opera nasce da me, quindi da me chi è? A me pare Marco Polo. Forse Marco Polo era parente di Leonardo da Vinci. Dobbiamo chiederle di specificare il polo. Se è sud o nord, giusto? Anna Rita, potete chiudere tutti la diretta o abbiamo finito? Staccateci, non dateci sazio. Giusy Sta, sembra andate il Da Vinci. a... Il Da Vinci. È su parenti, Marco Polo e Da Vinci, su parenti, magari su... DNA è quello, forse. Marco Polo. Quindi ci Quindi, sono ragazzi... queste diverse ipotesi. Cristo, che non è Cristo. un'esclamazione, Marco Polo e Leonardo da Marco Vinci. Polo e Leonardo da Vinci. Ah, c'è pure il mio ritratto da vecchio, ehi. Il tuo ritratto da vecchio, siamo a Il mio 4. ritratto da vecchio, quindi io dovrei somigliare a Marco E poi il ritratto di Locri.
E poi quel ritratto di Locri, sì, insomma, poi alla fine esce che Rita Pavone. In base a cosa? Nei suoi momenti migliori. Beh, immaginate tu. Salutiamo Rita Pavone. Stiamo scherzando, Rita. Assolutamente. Sì, quando Ah, Serena curando. Ladella dice anche che può somigliare a Giuseppe Verdi, che diciamo che l'hai già fatto. Giuseppe Verdi, sì, alla scuola Verdi. Sì, l'abbiamo già fatto. Insomma, sto tizio è un bastardino, questo poveretto. Chi? Ah, Sì, quello, ah, questo poverino. poveretto è un bastardino, tutto imbrischiato. Chi è? Gandalf? Ah, pure Gandalf, non scusammo Gandalf. Assomiglia anche al professor Silente. Insomma, boh, il bello dell'arte, ognuno ha la sua libera interpretazione. Voi seguite la diretta, alla fine vediamo chi è, perché è una persona di Non si può preciso. Chi è? leggere, non si può leggere questo. No, ma dipende. Dopo forse il Covid tutti diventano così, anche chi non ha la barba. Oh mio Dopo il Dio. Covid siamo così, dimmi. No, vabbè, faccio finta di non aver visto. Giustamente Paolo dice le mille Chi è? lire. Sì, la Montessori. A me può Insomma. sembrare anche qualunque banconota di euro, perché per come è combinato quel poveretto, dall'euro in poi ci può anche stare. Sì, infatti combinato male, Omaro. Esatto. Marichette combinato male. Allora, Ciccio, io sono curioso di sapere qualche altra parte, qualche altro pezzo tecnico della chitarra. Quindi dopo il rosone o buca, Dov'è un'altra Buca? cosa che qui. Un'altra osservazione che si può fare è la forma della chitarra, che però così non ne si vede moltissimo. Certo, è conosciutissima, la famosa forma A8. Non so come farla vedere, aspetta. Ok, eccola qua. Anzi, addirittura questa è una chitarra a spalla mancante. Eccola qua. Cioè, eccola la spalla che manca. Quindi se ci fosse si vedrebbe meglio la famosa forma A8. E non è che è sempre stato così, non è sempre stata così la chitarra. Cioè, la famosa forma A8 sicuramente la contraddistingue, però con diverse varianti, ecco. Innanzitutto le dimensioni, perché le prime chitarre erano minuscole. Io sto riferendo al Rinascimento. Dal Rinascimento fino all'Ottocento. Devo immaginare le chitarre molto più piccole di come sono adesso. Infatti ci sono molti spartiti, soprattutto dell'Ottocento, nelle quali ci sono posizioni strane e uno si domanda se non conosce la storia delle chitarre, ma come potevano mai raggiungere certe posizioni? Ed era dovuto al fatto che le dimensioni erano più ridotte, ecco. Poi il fatto che la chitarra dietro è piatta, ecco così si vede. Invece molte chitarre possono essere anche bombate, soprattutto qua in Calabria abbiamo la famosa chitarra battente che è bombata qua dietro, un po' come anche il mandolino è bombato, ma molte chitarre acustiche pure, cos'altro? Vabbè, le fasce, che sono queste, nella chitarra flamenco sono un po' più ridotte, queste qua, le fasce. Poi la paletta, questa zona qui, la paletta, che in molte chitarre, soprattutto dell'Ottocento, poteva avere la forma della chitarra stessa, quindi era molto, era forse la parte più ornamentale. Nell'Ottocento anche il ponticello era la parte più ornamentale, oltre al rosone, insomma, erano zone in cui il liutaio si sbizzarriva di più. Poi le dimensioni. In questo modo così grande, verso la fine dell'Ottocento con Torres, che è stato un liutaio spagnolo autodidatta, non so se è una leggenda metropolitana, però si dice che sia autodidatta, è stato lui il genio che, come dire, ha inventato la chitarra moderna, la chitarra classica moderna, che è quella che ho qua io. E tra l'altro è firmata JT Juan Torres, che è un suo parente. E tra i recenti, insomma, questo per dire che l'arte si è protratta, ecco, di generazione in generazione. Ma dopo questo momento super quark, io direi di suonare qualcosa. Quanto leggo. Allora, ragazzi, mi sentite? Mi senti? No, Sì, ti sento. perché ho tolto le cuffie.
Ah, quindi questo è non hai TikTok. sentito nulla di quello che ho detto? No, ho staccato dal computer, ho È sentito tutto. staccato, Ho staccato ok. perché ora non sono più vincolato e ora, Ciccio, ti chiederei di farmi almeno due brani Super Yeah. Meglio che lo dici senza fare il gesto. Quanto rispondo a Maria Grazia. Ma erano più iniziali perché le persone avevano le mani più piccole, per una questione di suono che si cercava. Che si cercava che era diverso. E vabbè, ovviamente non è per la questione delle mani più piccole, sicuramente c'è stata e c'è tuttora una ricerca del materiale per ottenere una miglior qualità del suono. Poi bisogna dire che la chitarra non aveva lo stesso ruolo che ha oggi, cioè era per lo più uno strumento di accompagnamento, era uno strumento rozzo, molto popolare, ecco. Quindi non... Soprattutto nel Rinascimento, nel Barocco, sì, c'erano gli autori che facevano pezzi solistici piuttosto importanti anche, però c'erano soprattutto pezzi in cui la chitarra accompagnava. Poi si è dovuto aspettare già con l'Ottocento, ci sono stati chitarristi, compositori, concertisti, e già da allora quelli italiani sono dovuti emigrare. Già da allora. Ricordiamo Mauro Giuliani, per esempio, per l'Italia, o Fernando Sor per la Spagna. Soprattutto queste due scuole sono state importanti nell'Ottocento, che è stato il secolo d'oro per la chitarra classica. Poi negli anni 90, nel Novecento, soprattutto negli anni 80, con Segovia prima di Segovia, Torres, appunto, con le dimensioni di cui parlavo prima, Segovia gli dà questo ruolo alla chitarra un po' più elevato, più importante, ecco. Quindi iniziano a esserci anche i cosiddetti recital, cioè interi concerti tenuti solo con la chitarra. Cosa che oggi ci sembra normale, una volta non era, perché la chitarra era uno strumento così, uno strumentino domestico, oppure tanto per suonarci su, per cantarci su, ecco, niente di che. Però ripeto, ciò non toglie che ci siano comunque state composizioni importanti nel periodo del Rinascimento, del Barocco, nei periodi successivi, poi già con l'Ottocento, come dicevo, la situazione è migliorata parecchio. Il Settecento ogni volta lo salto, ma perché ci sono stati periodi bui pure per la chitarra, in cui magari emergevano altri strumenti. Ovviamente sto andando per date approssimative, però più o meno i periodi sono quelli, ecco. Un po' come anche la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, stava per essere un periodo buio per la chitarra, ma grazie a Tarrega si è ripresa. Tarrega, ormai lo dico sempre, l'autore di di tanti pezzi in realtà, però mi piace soprattutto nominare questo. Telefono. Porca miseria, non è soltanto la sonnetta della Nokia. Queste sono, Pronto? ecco, appunto, queste sono tre battute tratte da un celebre pezzo di Francisco Tarrega, che è appunto il Grand Vals. Veramente, vi invito ad ascoltarlo in modo da far conoscere sempre di più questo pezzo, in modo che non venga scambiato solo per la suoneria della Nokia. Ah? Allora, Ciccio, Sì? è arrivato il Suono. momento. Suono, Musica Super Yeah, e ora useremo le mani. Il suono. E perché finora che hai usato? pennello. Ok. Quindi ora proprio il braccio.
Hai picchiettato? Roberta dice che sicuramente starai picchiettando copiosamente, forse riferendosi a quello che ti posso ispirare con questo pezzo. Ha detto Roberta? Che starei picchiettando, forse per come suono questo pezzo. Sì, E tra l'altro è. sì, a Che tra l'altro ritmo. è fa questo pezzo si chiama Pharaon ed è sempre dei Gypsy King. Pharaon, come il faraone. Ringrazio a mia volta Roberta e Maria Grazia che mi ringraziano per queste lezioni interessanti e anche mia sorella Antonella. Quindi adesso stai aggiungendo colore? Ti ingrandisco un po'. Sì. Si inizia a vedere il colore della pelle. Incarnato, incarnato si chiama. Ah, ecco, come l'unghia. Cosa? Come l'unghia. Sì, no, quella incarnita, quella incarnita. Mi risponde pure. Quindi stai facendo gli effetti chiaroscuro. Non lo so, ogni volta per sembrare figo dico sempre questo effetto, è l'unico che so, quindi. Cosa? Chiaroscuro, sempre questo dico. Vabbè. So, un altro brano, sì, un altro brano chi è? Sì, ho tolto per sbaglio il microfono. Vediamo se conosci questo pezzo qua. Dimenticato di No, ingrandire. ero casato.
Ciao Ciccio. Grazie. Grazie anche a chi mi ha Ciao scritto ragazzi, si vede, complimenti. non si vede, come sta? Perché io non vedo là la grafica di Facebook. Ingrandisco, Lo ingrandisco, vedete voi? ingrandisco. Wow! Hai messo sfumature nei capelli? Oltre che nei contorni del viso? Sì. Maria Grazia dice come comunque assomiglia al soggetto che hai dipinto al locale Timo, se non sbaglio. Non so. No, Ringrazio Olga perché dice che è un ah, video molto interessante e originale. Olga, privet Olga, drazuci Olga, spasiba. Quello che ha detto lui, Olga. Non ho idea. Hai detto Di qualcosa perché sono di... di perché sono il russo. Non ho capito. Di ad Olga perché sono il russo. È perché sei russo in realtà, quindi. E mica ce l'ho scritto nella schiena. Dice privet. Privet? No, privet. Privet. Cagli là. No, abdaka, che hai detto? Sulla fiducia. Sì, infatti, ma da prima. Ora che Olga, ti... succede? Ci guarda. Io che farò? Prenderò l'acqua. Questa è acqua, normale. È acqua. Lo Che in spruzzino. russo tutti noi sappiamo che si dice? Cosa? Acqua. Acquosca. Ok. Sto in fiducia. Comunque, a parte gli scherzi, ora spruzzo Sì. perché poi lo farò tutto omogeneo. Ok, una bella rinfrescata ci vuole. Mitico Cinghiale. pennello. Ci dà giù pesante proprio. Proprio deciso. Sì, se no non se ne esce più. Per i bordi laterali quello più piccolo, il pennello più No, poi no. piccolo. Allora, poi non lo vedete tramite video, però prima era tutta chiazze. Ora, facendo così, ho fatto tutto omogeneo, perché ho usato l'acqua, Ok. quindi si è amalgamato tutto e i colori si sono uniti. Non si Ok. vede, ahimè, non si vede tramite... Però è così, Ma è sulla una... fiducia, figlio. Sì, un po' come il Figlio, non russo. so che dirvi. Ma è una tecnica che c'è stata sempre questa o come discorso? Francesco vada in russo significa acqua. Ah, vada. Vada. Infatti sembra un fioraio con lo spruzzino. No, struzzino. Siamo poliglotti stasera. Ah, Che hanno anche il risposto? fono. Cosa hanno Allora, risposto? Alexandra dice che vada in russo significa acqua. Non so se compare. Ok. Ah, ma quindi quando devi dire che l'acqua è là, devi dire vada là. Faremo finta di non aver sentito. Maria Grazia invece dice... Faccio pastella Comunque prima. sembri un fioraio con lo spruzzino, presumo. Mai messaggi. Olga Ora dice che voda. Ok, vola. Michele invece che dice? Somiglia al professor Silente, come ho detto anche prima, però aggiunge che è direttore della scuola di Harry Potter, ragazzi. Mette anche il dettaglio. Albus Sì. Silente. Dis Ok, con ok, ottimizziamo i tempi, ottimizziamo i tempi. Vuoi un pettine? Dai.
Gli stai facendo i capelli praticamente. Cosa? Gli stai facendo i capelli. Sì. Appunto. Poi vedrete tutti la differenza. Ma non ci fai tu il ritratto devi fare lì. Ci verrà spontaneo alla fine dire, ma che bei capelli che ha. Non ha sentito. E infatti sono d'accordo con Maria Grazia. Cioè, per essere un bravo pittore devi essere anche fioraio e Lei sa tutto. Allora, sai cosa succede? Quando uno dice, dietro una linea, un tratto di matita, c'è tutto un mondo. Devi sapere come è fatta la matita, come reagisce sulla tela, l'intensità, se è pesante, quanto è pesante la matita, se è calcare, se non calcare, se tenerla così o tenerla così. Sono due maniere diverse per fare due effetti diversi. Se prende Certo. su una tela, su un foglio, come reagisce? Gli effetti chiaroscuri, se a tratteggio, se linea, sfumarla. Solo con questo si apre un mondo e l'artista lo deve sapere per esperienza personale. Quale Un può po' usare, come le quale non varie può usare. posizioni delle dita della mano da me. Sì. Tu devi saperlo, se vuoi, se non vuoi. Lo devi sapere. Quindi non è che quando si fa un disegno. E uno dice, vabbè, che ci vuole? C'è sta questo termine qua. Ecco, guarda, con te parlo, no, con te Ciccio, con te che mi guardi o che guarderai, con te parlo. Questo è Il che ci vuole. territorico. È che ci vuole, sì, certo, poi qui si pungi, è che ci vuole. Non è, funziona così, perché quando dice che ci vuole, tu sminuisci chi lavora, chi lo fa l'artista. Perché non è quanto Giusto. qui e fa, dietro quel tratto di matita. C'è tutto un mondo, c'è tutta una tua preparazione, esperienza, tempo, studi, in questo è che ci vuole. Quindi tu dosa le parole. Tu. Sì, ho mandato proprio così. Allora, che succede? Quando ci sono le performance, Sì. ho scoperto una poesia, dove sei? Aspetta, no, qua ci vuole la cuffia. Qua la cuffia, il microfono per bene. Allora, che succede? Quando... Mannaggia. Aspettate un attimo. Nel frattempo io e Maria Grazia abbiamo notato che i tuoi capelli non si smuovono con lo asciugacapelli. I miei capelli. Non si sono mossi per niente. Ma sai perché? Perché Nino, il barbiere che io saluto, idea taglio Nino, che è vicino a Sponobolane, Reggio Calabria. Nino, io ho detto, mi ha Ah, ma sei stato messo... dal parrucchiere, quindi. Ah, ma te l'ho detto, sì, sono stato dal parrucchiere oggi, sì. Non lo sapevo. Ormai lo sai, sono stato dal parrucchiere apposta per questa diretta, quindi solo per te, Ciccio, solo per te. Solo per Pensate. te, soprattutto solo per il primo che si è messo in contatto con la visio, come si chiama, con questa diretta. Quello che ha Bravo vinto la tua chitarra. Alessandro. Quindi stavo dicendo, sì, perché Nino mi ha detto, mi ha messo un gel, mi ha messo uno spray, una lacca, poi mi faceva così. Io ho detto, Nino, vedi che non devo bucare stanotte il cuscino, che me li fai così duri che buco il cuscino. Scusami, Nino. Comunque, a parte questi scherzi, io ho trovato una poesia che è di Bertolt Brecht, poeta del Novecento tedesco. Eccolo qua. E ho fatto mie. Ok. È su Brecht la Poesia. connessione. L'ho fatta Sì. mia perché mi sono rispecchiato in questa. Sono morto. Qualcuno ci sta. Ci siamo? Ragazzi, ci siamo? Prova. Ci siamo? Mi sentite? Prova. Sì. Ci sentite? Ok. Quindi ho fatto mia questa poesia, che è breve. Ed è una poesia di Bertolt Brecht e poi vi spiegherò perché l'ho fatta mia durante le performance. Il passeggero. Quando anni fa imparai a guidare la macchina, il mio istruttore mi imponeva di fumare un sigaro. E se nel groviglio del traffico e in curve strette si spegneva, lui mi spingeva via dalla guida. Durante la corsa,
raccontava anche barzellette. E se io, troppo intento alla guida, non ridevo, mi strappavo il volante di mano. Mi sento insicuro, diceva. Io, passeggero, mi spavento se vedo che il guidatore dell'auto è troppo intento alla guida. Da allora, quando lavoro, mi guardo bene dallo sprofondarmi troppo in quello che faccio. Mi impongo, più di una volta, di guardarmi in giro, talora interrompendo il lavoro per conversare con qualcuno. Mi sento disabituata ad andare così forte da non poter fumare. Penso al passeggero. Bertolt Brecht, perché l'ho fatta mia? Perché? Ah, mannaggia, ma sono un cretino, mannaggia. Sono uno Che scemo, è successo? mi dovevi fare il sottofondo con la chitarrina. No, vabbè, Mannaggia. meglio così perché non si capiva niente, se no. Comunque, fatto sta che, perché l'ho fatta mia? Perché, se avete notato, quando uno si fa la performance, il musicista, qualsiasi persona si mette in gioco davanti a tutti e fa arte, se fa troppa arte, ovvero se io in questo momento non parlassi con voi, non parlassi con te, con voi virtualmente, non rispondessi alle domande che voi fate e sono troppo immerso in quest'opera, che la faccio a fare? Che la faccio a Certo. fare? Che la faccio a fare? La faccio nel mio studio da solo, posso stare senza collegamento, ma la faccio per fatti miei, ma l'opera non è mia. Ora l'opera di tutti voi che la state guardando, di Francesco, chi o quando ho fatto le performance, Ciccio c'era, c'era la gente che osservava come nasceva l'opera. L'opera è mia, è ancora mia, quando ce l'ho ancora qua dentro, nella testa. Ma quando do quel tratto di matita, quando qualcuno dice che ci vuole fare un tratto di matita, quando faccio quel tratto di matita, quando ho fatto il disegno preparatorio, l'opera non è più mia, ma è vostra, che la osservate e nasce assieme a voi. Quindi entra nella vostra testa, ecco, brava. Alessandra si è ricordata di quell'opera. Alessandra, Maria Grazia, Facci Pastera, si è ricordata di quell'opera che ha visto. Beh, quindi gli è rimasta in mente. Quindi l'opera l'ha fatta sua. Giusto? Sì. Quindi questa poesia vuol dire, questa poesia è il filone che non mi devo concentrare troppo sull'opera. Sull'opera. Sull'opera che sto creando. Quindi devo poi chiacchierare con la gente che osserva, eppure è giusto. Dopo che sono venuti, ad esempio, alcune performance, dopo che sono venuti per me, per te, tutte qua, perché non gli dai retta? Sennò che non mi vado a Certo. fare. È come se stai a casa tua, inviti a me a cena e mangi tutti da TV. Mi hai dato un'ottima idea. Ok, Quando busserò la porta io. Quindi, senti, ragazzi, allora. Marcello. Marcello ti manda un caro saluto. Dice, ti sei fatto fare un taglio tattico, ma perché sei stato dal parrucchiere? Ah, sì, sono stato da parrucchiere, bravo Ciccio, vedo che sei un grande osservatore. Sì, sono Me stato ne ero non me ne ero accorto. da sì, ho fatto questo Marcello, ieri siamo fatti una bella passeggiata con Marcello, una bella camminata, abbiamo fatto 2 ore di camminata, abbiamo fatto 7 km e 4. Con quei capelli. No, con altri capelli. Altri capelli, ok. Sono altri con i capelli che avevo. E a parte gli scherzi, sono d'accordo con te, Ale, che il lavoro è lavoro. E soprattutto quando viene fatto con passione, deve essere doppiamente ripagato perché è fatto con amore. Giusto. Hai ragione. Anna Rita si riferisce a quando hai letto la poesia. Mamma, grazie, Rita, detta da te veramente. Però è meglio che faccio il pittore. Concordo, quanto dura stare? Ah, okay. Concordo con te appieno, Ale. Il fruitore deve, oltre che osservare, meravigliarsi, ma meravigliarsi è comprendere quello che c'è dietro, duro lavoro dell'artista, non sminuire. Sì, hai pienamente ragione, Dalla Colombia, se non ricordo male, abbiamo Oscar che saluto con tutto il cuore. Alex. Salve signora, hola, Colombia. Che lingua si parla? Che lingua si parla È in Colombia? spagnolo. O portoghese, sai che mi confondo sempre io. Dici allora, Non lo Oscar, so. dici se si parla spagnolo o portoghese, Nel così ti dubbio, lo saluto. saluto con tutto il corazon. Allora, Qual muchas gracias, oppure obligado, Oscar, è? obligado, Portoghese. oppure muchas gracias. Sì, allora io cerco, siccome a me piace molto viaggiare. Ehi, ciao Giorgia, hai trovato la scusa per continuare? Vabbè, hai ragione, il disegno. Ma guarda quanto sono delicate le donne. Quanto sono Esatto. delicate.
Metto, va, pitta, invece mi parli. Quando l'artista sta iniziando a lavorare ancora il suo, ma nel momento in cui è finito, allora sono. E che dissi io? Ah, vabbè, ha riassunto, ha riassunto. Va bene. Quindi, cogliendo la palla al balzo di Giorgia, che è stata molto delicata, Sì. Esatto. molto delicata, ha detto va pitta, invece mo parli. Quindi, Ciccio, mosca maestro, guarda che fai. Guarda, posso chiederti una cosa? Posso Sì. chiederti una cosa, però bella ritmata, bella, super yeah. Quella di Celentano, lei mi amava, storia d'amore. Storia d'amore. Ce l'hai nelle repliche? Oddio. Non mi far sembrare ignorante così a freddo, diciamo. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io l'ho Vabbè, incontrata? una di Celentano, una di Celentano. Però prima vogliamo sapere, anche se io già lo so. Perché segno zodiacale è Alessandro? Ok, allora, essendo che la tua Ma da zia te non è ricorda. comparso, perché qua non è comparso mai, Sì, giusto? Ah, ok. essendo che la tua zia risponde in maniera normale, se no devo rispondere in altri modi. Vabbè, rispondo. Ho il cavallo sotto. Adesso il Quindi? sittario. Bravo! Porca Bravo! miseria. Comunque ci Io parlo risponde spagnolo, intendo parlare. la sua lingua. Parlare. Infatti più o meno. Io parlo. Ah, ok. Muchas gracias. Niente, ho sfoggiato il mio spagnolo. Grazie a Quello che ha detto Luis. te. Ma che è tanto dall'altra parte. Quasi è. Così. No, Quello che ha aspetta. detto. Mi No! Vai, tocca, dai, tocchiamoci le. Ok. Mi stanza di ricordo un quadro sicurezza. famoso. Mi ricordo un quadro famoso, sta cosa. Scorsiamo a Michelangelo, un affresco, affresco, affresco. Sì, che anche Ragazzo. lui ha Dai, usato lo ragazzo. spruzzino. Ragazzi, ci siamo? Ci siamo. Ah, Celentano, dicevi tu. Sì, quindi in onore del nostro amico, un, due, tre. Passito bailante Maria. Vai, rimasti nell'arco.
Grazie Ciccio. Ti ho offerto un balletto col tuo quadro. Allora, con i quadri bisogna parlare, bisogna amarli e bisogna ballare con i propri Giusto. quadri. Bisogna amare ciò che fai e quando una persona la ami la porti a ballare. Logicamente non è che sono Giusto. sfigato, non ho nessuno con cui ballare. Ci mancherebbe. È un discorso da sfigati, è da paranoici, ma non è così. No, infatti. Vorrei, Comunque, sono proprio curioso di sapere chi fa l'uno e chi fa l'altro. Bugo, io me ne vado, no, io me ne vado, Che succede? Che succede? succede? Senti, allora ti volevo dire, poi dopo un po', ora tra poco finiamo, quando ti do l'ultimo ritocco. Comunque avete visto Sì. l'opera, allora vi faccio vedere com'è cambiato. Attento, con cautela. Oh là, che forte. Immagino che quando dirai a chi ti sei ispirato, assumerà ancora più bellezza. Sì. Allora, ragazzi, ora Bravissimo comunque. Va bene, sì, ok. spasiba, 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 Gasparin Mendolia. Sì. Amendolia o Francovic? Sì, certo, sono proprio io. Volevo dire un'altra cosa. Ora, se avete qualche domanda tecnica, fatela. Avete qualche curiosità, qualche domanda tecnica, fatela. Intanto il quadro si riposa perché ha bisogno di riposarsi. Qualche domanda tecnica, fatela. Asciugando. Fate piacere. Qualche cosa, qualche esperienza, soprattutto l'aspetto tecnico anche della chitarra di Francesco. Anzi, io ho una domanda da farti Nel sulla frattempo tua gli stanno facendo i chitarra. complimenti comunque. Chi? Annarita, Serena, Paolo e Valerio, che E saluto. chi? Tutti, tutti, tutti Valerio. quanti, tutti quanti, tutti Tutti, quanti. grazie, Anche grazie, grazie. Alexandra. Grazie a tutti. Quindi, Sì. Cosa vorresti chiedermi dopo un'ora e mezza di diretta? Dimmi pure. un'ora e mezza, mamma mia, come facciamo? Mamma mia. Allora, ragazzi, quanti siamo in diretta? Quanti sono? 17. Quanto? 17, almeno a me risulta 17, però esco, infatti sono mosso 16. Ecco. Comunque, la domanda qual era? Sì. Ecco, la chitarra che tu desidereresti.
La chitarra folk, quella a 12 corde, è bellissima come suona. Narraci perché. E vabbè, intanto 12 corde uno potrebbe pensare, porca miseria, quante corde che sono, invece no. Cioè, questa, ovviamente la chitarra ordinaria, quella normale, ne ha 6, non so se si vedono. Sì. Quelle ne ha 12 perché sono due per ogni corde, ci sono accoppiate. Quindi sono talmente vicine che sembrano sempre 6. Ah. Questa è una tecnica che fin dal Rinascimento si usa, questo fatto di accoppiare le corde. Oh, ma sto Rinascimento ha fatto un casino. Vabbè, io intendo il XV secolo, ecco, perché da lì si iniziano ad avere più documenti, più notizie, no, riguardo la chitarra in Europa, ma se no si può andare anche più indietro alla chitarra ittita, per esempio, però di solito si comincia dal Rinascimento, appunto. Da lì è rinato tutto quanto, anche la chitarra battente, come dice giustamente Valerio, ecco. Sì, ma serve proprio a dare più risonanza, no? A fare in modo che risuoni meglio. Giusto, Valerio, giusto. Anche la chitarra battente è appunto è un retaggio storico di questo modo di costruire le chitarre, cioè con le corde doppie che infatti si chiamavano cori. Solo che la chitarra battente, dopo un po', no, un po' tutte le chitarre avevano le corde doppie, però poi si è diffuso di più il cantino, che è la chitarra più acuta, il cantino singolo, proprio perché già di suo risuona meglio, invece le altre avevano bisogno di sostegno, di aiuto. Poi, appunto, nel Novecento, già nell'Ottocento, a mano questa usanza è andata sempre più disperdendosi, fino a che con le dimensioni più grandi il suono già diventato bello potente di suo e quindi non c'era più bisogno di questi cori. Però è un retaggio che è rimasto in certi modelli, tra cui appunto la chitarra battente, come diceva Valerio, ma anche la chitarra folk, e devo dire che viene un suono meraviglioso. Meraviglioso. Ma boh, la chitarra diventa più grande perché, come ci ha detto Maria Grazia, nel corso degli anni la mano cresce. Sì, ma non nel corso dei secoli. Allora, diciamo, rispondo a Valerio, chiede se ha lo stesso suono, immagino che si riferisca alla chitarra battente. Allora, la chitarra battente ha un suono particolarissimo, intanto è una chitarra popolare, no? È soprattutto nostra calabrese, ma non solo. È un suono particolarissimo, però cercherò di spiegare il perché. Allora, qua le corde, ogni corda è diversa dall'altra, no? Ci sono quelle più fini, quelle più grosse, grossissime, e si prendono un bel po' di suoni in questo modo, dal basso all'alto. Sulla chitarra battente, vuoi per motivi economici oppure proprio per il fatto che è un suono caratteristico, si usa più o meno sempre le corde dello stesso tipo, che sono queste qua. Quindi il suono dei bassi diventa più alto in realtà, quindi insomma, per non farla troppo lunga, viene un suono particolarissimo. Se poi aggiungiamo il fatto che non sono corde in nylon, ma sono corde in metallo, gli dà quel suono squillante. Ecco. Un'altra chitarra particolare per le corde che ha è l'ukulele, che è la chitarra hawaiana. Anche lì sono corde più o meno della stessa natura, non come qua della chitarra ordinaria, che sono corde di diverso tipo. Quindi, per esempio, nella chitarra ordinaria le corde vanno diventando sempre più grandi di spessore. La chitarra battente così non è, ma è neanche nell'ukulele, perché la quarta corda in realtà non è così bassa di suono come nella chitarra normale. Sicuramente non sarò riuscito a spiegarmi benissimo, però è proprio per dire che sono chitarre particolari, dal suono particolare dovuto alla conformazione delle corde che si ritrovano, ecco. E magari colgo il commento di Paolo. Che si riferisce a un tango argentino.
Piaciuto? Allora, io mi sto avviando alla conclusione. Ok. Quindi. Spero che sia piaciuto a tutti quanti questo pezzo. Grazie Paolo. Ho rielaborato il tango argentino famosissimo Libertango del maestro Astor Piazzolla. Sta venendo sempre meglio questo quadro. Eh sì, passo dopo passo, tocco, tocco dopo tocco. Sai quale domanda mi sorge guardando questo quadro? Ma sei stato da parrucchiere? Si vede, ma perché pure... Ma sai perché? Allora, lo sai perché? Perché io ho detto, Nino. Nino, il mio barbiere, non so se l'avete capito. Nino, il mio barbiere. Nino, siccome No, io non devo si fare vede. anche, io ho detto, siccome devo fare anche il quadro di spalle, tagliami i capelli pure di dietro. Certo, perché se no evitava. E se no, ho detto, no, vabbè, ma tu devi farlo davanti o dietro? Pure, no, devo girarmi, allora ti taglio pure dietro. Vabbò, è così. A posto, posso continuare. Posso Perché ti continuare. ascolto? Ma perché ti ascolto? Però poi una richiesta ce l'ho io, Ciccio. Sì. Io una richiesta ce l'ho. La tua personale interpretazione, le acciughe, Fanno. il pallone. Ok, in chiusura si può fare. Quindi quando sentirete questa canzone in chiusura. No, in chiusura no, perché mi devi dare il ritmo ora. Perché parte lenta e poi mi fai tutta la... E allora facciamola ora come conclusione, allora come tocchi finali del quadro. Sì, allora facciamo una cosa. Vediamo se ci sono commenti, saluti, cose, ringraziamo, salutiamo. Io intanto continuo. Ok, io suono. E poi? E poi? Poi vediamo, poi rispondiamo. Anna Rita dice come mai non abbiamo salutato il barbiere. E va bene, Nino, grazie, grazie Annalita. Anche tu, ma lei anche ha notato che ho i capelli tagliati. Eh no, non l'aveva notato nessuno. Ah no, vabbè. Quindi mi raccomando, riguardate la diretta, condividetela, così rivedrete tutta questa pagliacciata che stiamo facendo. Esatto. Va bene? Io vado, Quindi eh. che stai facendo? Suono. Ti ispiro. Bravo, bravo, sennò che stiamo a fare qua? Andiamo.
Bellissima interpretazione, Ciccio. Grazie mille, ringrazio anche Michele. Ringrazio tutti coloro che spero abbiano apprezzato, insomma, ringrazio anche Roberta. Dai, fammi Ringrazio l'ultima, tutti quanti. un'ultima, me ne fai un'ultima ritmata, tipo Gypsy King, e finiamola qua. Promesso, promesso, ragazzi. È uscita una bella barba comunque. Aspetta, facciamo lo zoom. Aspetta. Ok, aspetta. Bello. Sembra vera. Grazie a te, Ciccio. Wow, No, però grazie. ma vedi che sono serio. Grazie, grazie. Dunque, un'altra. Aspetta a te io. Grazie.
Su un tema. Sì, che sono concentrato. Ultimi tocchi. Sì, adesso mi godo questi ultimi tocchi a questo bellissimo quadro. Nel frattempo ringrazio Michele per averci guardato, anche se deve andare via. Grazie mille. Grazie. Guarda, non me l'aspettavo, siamo rimasti in 11 e devo dire che è soddisfacente. Li ringrazio veramente tutti quanti, ma anche coloro che ci hanno seguito finora. Insomma, sono dovuti andare via. Questi sono gli ultimi tocchi di questo bellissimo quadro, ma anche... Se mi fai una musica molto delicata, l'ultima nota, però fammi capire che l'ultima nota è la finale di Allegra. L'ultima nota è la finale di Allegra. Non ti preoccupare, tu come sei capito? Futtattendi. Ok.
Bravo Ciccio! Bravo Alessandro! Bravo Alessandro! Vediamo questo capolavoro. Però ci sveli la storia che sta dietro. Wow! Grazie Alessandra! Questo è il ritratto. A mio avviso uno dei più grandi scultori del Novecento. È scomparso. Grazie Paolo, grazie Anna. Non si legge. È ritratto a Vincenzo Gemito. Ti confesso che non lo conosco. È uno dei più importanti scultori del 1900, scuola napoletana, quelle zone. Quando Napoli era una grandissima fucina di artisti. E lui era uno dei più importanti scultori che io invito a coloro che hanno seguito la diretta finora, che magari la rivedranno, di andare su Google, scrive Vincenzo Gemito, e di studiare un po' la sua vita e le sue opere, che sono veramente magnifiche. Veramente magnifiche. Allora, il bello dell'arte è di creare qualche cosa e poi magari riuscire a far intrigare, riuscire a far scoprire nuovi personaggi e fruitori. Tipo una mostra, non dovrebbe avere titolo, ma io molte volte lo spiego, chi sono gli autori, a chi faccio i ritratti, sia gente famosa, come Vincenzo Gemito nell'arte è famoso, e sia gente locale, però che ha una bella storia dietro, un bel vissuto. E così, aspetta che metto le cuffie, sente meglio. Così metto. Mi sentite? Sì, sì. Ok, e quindi lo scopo di fare questi ritratti, anche soprattutto gente che uno magari locale, però ha una bella storia, grazie a uno lo fa incuriosire e narri la sua storia. Molte volte mi è capitato con personaggi, di fare ritratti, di raccontare la sua storia, perché l'arte è un veicolo,
un veicolo per incuriosire, tipo noi Certo. vediamo dei ritratti, che so, dei ritratti che ha fatto Raffaello a qualcuno, tipo Agnolo Doni. Chi è Agnolo Doni e Maddalena Strozzi? Chi sono questi due ritratti che al tempo erano conosciuti, ma ora, boh, dopo 500 anni, si sperde. No, non si sa nemmeno perché è gente famosa, però Certo. magari pure personaggi, che so, ritratti a persone qualunque. E poi ti incuriosisce e vai a studiare la sua storia. Studi la storia dell'autore e a sua volta comparirà per forza la figura che lui ha ritratto. Tipo Van Gogh con il postino Roulin, tante altre figure che sono esistite, amiche Stavo pensando sue. anch'io. E quindi questo qua, ed è bello, quindi io ho ritratto, ho fatto il ritratto a Vincenzo Gemito, a modo mio, il ritratto a Vincenzo Gemito, così voi, ora chiudete la diretta, anzi la chiudiamo noi che abbiamo già rotto le palle. E quindi voi chiudete, scrivete Vincenzo Gemito e vi documentate. E così, comunque mi piace, non so, mi piace. Grazie Ciccio. Grazie a te, d'ora in poi ti rimarrà questo bellissimo ricordo di questa diretta tramite quel quadro. Sì, è vero, bello, 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 perché ogni quadro c'è la sua storia. C'ho pure l'altro quadro che abbiamo fatto assieme al, come si Non chiama? Non ce l'ho qua. ricordo. Quello ce l'ho, e quello anche ha un'altra storia, quel personaggio. Esatto. Che ora non ho qua, però è un personaggio particolare. Che ho, se non sbaglio, l'ho raccontata la sua storia, che chiedeva le sigarette in giro a Reggio. È un personaggio tipico di Reggio. Comunque, stiamo sviando, quindi grazie intanto a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguire questa diretta. Grazie per chi si è incuriosito e ha fatto Infatti, domande. grazie mille. Se vi è piaciuta questa diretta, condividetela nelle vostre bacheche, facciamo un po' così. Cioè, magari condividiamolo con altre persone, perché è sempre arte, quindi è bello. Dobbiamo essere noi fruitori e veicoli dell'arte di altri. Pure io condivido dirette di altri, quando è artistico. E niente, quindi grazie Ciccio per la tua, poi metti quello che vuoi. Vabbè, grazie intanto ad Alessandro, questo bravissimo pittore, un amico mio, Sì. per aver Ma pure io sono amico partecipato a tuo. questo. Certo, anche il tuo parrucchiere d'ora in poi. No, Ah, ma tu conosci Nino? per ora sì. Secondo me Nino sa che fa, si sta schiantando. Pensa, gli fischiano le orecchie. Gli fischiano le orecchie e sembra un infarto. Un Perché marichello. diciamo l'Alessandro è stato da parrucchiere, Barbiere. barbiere, Barbiere, sì. Ma l'ha fatto pure dietro, ma l'ha fatto pure dietro. ecco, questa è la mia prima diretta che arriva a 2 ore praticamente, però lo richiedeva il lavoro che Due c'era ore. dietro. Però è normale, cioè per fare un quadro del genere Sì, occorre tempo, è normale, naturale, insomma. certo. Ringrazio Serena, Alessandra, ma con loro saluto e ringrazio tutti quanti coloro che hanno seguito questa diretta. Rinnovo i miei Salutiamo a tutti. ringraziamenti verso Alessandro e vi invito a seguirmi sui miei canali YouTube, Instagram e Facebook. Basta scrivere il mio nome, Francesco Amendolia, quando è, mi raccomando. Non so se vuoi promuovere anche i tuoi canali, Alessandro. Sì, il canale è Alessandro Allegra, pigliolo pigliolo punto bau bau. Va bene, Alessandro buona Allegra, sera a tu sei? tutti. Ah, sto finendo, aspetta, sto finendo. Tanto Ok. auguriamo, manco che ore sono, 19:39. Intanto buona cena a tutti. E soprattutto camminate con le mascherine, siate cauti. Noi siamo soprattutto Esatto. i veicoli dell'arte, ma anche di germi. Purtroppo sì. Quindi non pensate che a voi arriva il germe, ma il vostro germe può arrivare ad altre persone più fragili. Quindi siate coscienziosi, intanto si può fare tutto. La libertà è questa, vabbè, basta, se no stiamo facendo altri discorsi. Basta, Ciccio, Ok. basta, basta, come si chiude qua? Basta, non voglio più vedermi, basta. Saluto Maria No, Grazia, scherzo. ma di nuovo saluto tutti quanti. Buona serata a Chi è tutti. Maria? Chi è Maria Grazia? Faccio pastera. Maria Grazia, esatto. Ah, Poverina, faccio però. pastera. Ma perché non è l'icona nella faccia di Facebook là? A pastera. Stavo Senti, ma hanno fatto morendo. commento, hanno salutato. Salutiamo, fammi vedere chi ha salutato. Così li saluto almeno. Va bene, hanno salutato quelli che ho nominato, Serena, Alexandra e Maria Grazia, però appunto è normale che salutiamo Sì, tutti sì. quanti.
Sì, va bene. Ok, io saluto a Paolo. tutti. Ciao Paolo. Mi raccomando, se poi magari non so se facciamo un altro esperimento, un'altra opera assieme, non lo so, vediamo. La prossima volta, Ciccio, ecco, bravo, perché io l'avevo proposto, ma giustamente lui si spagnava del coronavirus. Che succede? Quando saremo un po' più calmi, Ciccio viene qua al mio studio e facciamo una diretta tutti e due assieme qua. Lui suona e io mi abballo e pitto. Sarebbe un vero onore per me. Sarà un Sì, vero sì, sì. onore. Sì, poi ci invertiamo, lui dipinge e io suono la chitarra. Allora, Sì, no, a parte. disegno l'omino dell'impiccato, su quanto disegno io. Va bene, Ciccio. Quindi facciamo questa promessa. Quindi, se lo desiderate, scrivete nei commenti. Se desiderate che facciamo questo connubio live, io e lui, qua all'atelier, dal mio studio, perché a casa sua non so se posso venire a casa tua. No. Certo, tu bussi e Io posto, tu poi mangi da solo, non mi diretta. Quindi è che vengo a fare. Vieni tu qua, almeno siamo più ospitali riuniti. Quindi va esatto. bene, sì, va bene. Ok, allora salve a tutti, ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, buona serata. Aspetta, aspetta, ok. Vi saluta Vincenzo. Esatto, Cece, vi saluta Cece. Ciao a tutti, ciao. ciao.